Stavolta si tratta di vero ritorno al ruolo di protagonista di uno dei personaggi politici, dei leader tra i più influenti d'Italia della Prima Repubblica, l'onorevole Felice Borgoglio. La sua discesa in campo per le prossime amministrative ha già portato scompiglio e fatto notizia, tanto da essere già considerato il quarto polo. La sua lista civica, Patto per Alessandria, ha già destabilizzato gli equilibri politici e per far capire che stavolta sarà un vero ritorno, ha scelto per la corsa a sindaco un nome che ad Alessandria ha una popolarità e una stima indubbia, la dottoressa Oria Trifoglio, responsabile di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Alessandria. L'investitura ufficiale è avvenuta ieri sera davanti a un pubblico composto da personaggi molto noti della vita alessandrina. Oria Trifoglio. Cosa mi spinge a questa scelta? Ma sicuramente l'interesse per la mia città. Questa è una città che mi ha dato molto. Io qui ho studiato, ho trovato un lavoro, ho avuto un successo professionale. Mi sento di dover rendere a questa città tutto quello che io ho avuto. Quando si arriva alla mia età ci si rende conto che finisce l'individualismo, la vita di famiglia, la vita professionale, ma è importante considerare tutti gli altri. E io credo che Alessandria in questo momento abbia bisogno di forze nuove, abbia bisogno di società civile che si impegni per farla rinascere, per cambiare, per migliorare. E devo dire che io credo di poter fare qualche cosa. Non ho motivazioni personali, perché voi capite che alla mia età e dopo la vita di lavoro che ho fatto non posso avere delle motivazioni personali. Ripeto, ho solo l'interesse di vedere Alessandria rifiorire, rinascere. E questo è l'obiettivo della mia scelta, la motivazione della mia scelta. Che cos'è il quarto polo? E il quarto polo si è incrociato sulla mia strada e ha le stesse motivazioni che ho io, cioè far sì che tutti coloro che hanno l'interesse per questa città si mettano insieme e cerchino di raggiungere dei risultati. È una piattaforma quella che nasce questa sera, una piattaforma di collaborazione con tutte le forze, con tutte le persone che hanno il desiderio e si sentono di poterlo fare. Abbiamo ovviamente una bozza di programma che però deve essere migliorata con i suggerimenti di tutti coloro che vorranno darceli. Ed ecco che comincerò dai sobborghi, incomincerò a frequentare, a vedere, di cercare di capire tutte quelle che sono le problematiche con i sindacati, con i lavoratori delle partecipate, del comune, e insieme vedremo se qualcosa di nuovo si può fare.